E intanto vedo che la stragrande maggioranza sono gentili signore, quindi oggi in modo particolare l'augurio a tutte le signore di semplicemente di serenità e salute. E l'augurio più bello. Voi vedete, così entriamo subito in argomento. Voi vedete la frase che ho messo qui in alto, ex umbris et imaginibus in veritatem, dalle ombre e dalle immagini alla verità, la verità della vita, la verità che traspare dalla pittura del Caravaggio. Caravaggio non ha fatto altro che trasferire la vita vera, reale, quella che si viveva al suo tempo, nei suoi quadri, ed è proprio per questo lo ha fatto senza infingimenti, senza sdolcinatezze, così come invece faceva la pittura di maniera. Ed è per questo, dicevo, che la sua pittura in un certo senso, vedete, ci prende per mano inizialmente, poi ci sorprende, ci stupisce, ci emoziona, ci intriga anche, direi insomma che ci porta a voler capire quella che è la straordinaria ricchezza formale di quella pittura, non soltanto ma direi anche paradossalmente la straordinaria ricchezza morale, e uso questo avverbio paradossalmente a ragion veduta, perché lo sappiamo tutti, no? Caravaggio è stato un artista, un uomo che ha vissuto sempre sopra le righe dal punto di vista comportamentale. Sì, certo, poi la leggenda ci ha messo il suo, ha fatto il suo lavoro, perché ha ingigantito episodi del tutto marginali della vita del Caravaggio, altri li ha creati di sana pianta, mai esistiti, mai accaduti. Però bisogna dire che lui, Caravaggio, ci ha messo tutto il suo impegno per acquistare la nomea di pittore maledetto, no? Così come tutta la sua nomea, tra l'altro, ha messo nella sua pittura, per la quale, guardate, non servono mille discorsi, fiumi di parole. Basta guardare i suoi dipinti, cercare di capirli, perché è lì, è nei suoi dipinti che emerge quella che io definisco la simbiosi perfetta, perché secondo me è davvero una simbiosi perfetta, altri non sono d'accordo, parlano di contrasto addirittura. Io la definisco simbiosi perfetta tra due estremi, il contenuto sacro e il contenuto profano di quei dipinti. E allora credo che non resti altro che lasciare, a guadagno di tempo, la scena ai dipinti del Caravaggio e soltanto ai suoi dipinti. Ne vedremo un certo numero, quelli che sarà possibile vedere dato il tempo che abbiamo a disposizione. Vedete, il Caravaggio per la sua pittura si è sempre riservato di rimanere fedele a due concetti. Qualcuno li definiva addirittura precetti, ma insomma forse un po' esagerato. Due concetti artistici che si trovano in un trattato, pensate un po', di 2300 anni fa, la Poetica di Aristotele. Nella Poetica di Aristotele, ad un certo momento, si legge che l'arte in generale, ma la pittura in particolare, deve essere mimesi e catarsi insieme. La mimesi è l'imitazione della realtà, della natura, la mimetica è l'imitazione della natura, ovviamente. La catarsi, secondo Aristotele, è la purificazione dell'anima da quelle che sono le passioni terrene. Quindi con la
la catarsi si riesce, l'animo perlomeno, dice Aristotele, riesce a purificarsi da quelle che sono le ruggini, le polveri della vita quotidiana. E Caravaggio si è sempre attenuto a questi due concetti, e in particolare in quello che è stato il primo dipinto che lui ha prodotto a Roma, quando da Milano è arrivato a Roma, siamo nel 91, 1591, ed è un dipinto particolare che tutti conoscete, la canestra di frutta. Un dipinto piccolo, è una ficella, vedete, le dimensioni sono là, è veramente piccola. C'è tra l'altro, ecco, forse con una, ecco, la ringrazio, grazie. Ora, voi vedete che ha una cornice preziosissima, bellissima, che appunto impreziosisce il dipinto, ma nello stesso tempo direi distoglie la nostra attenzione da quello che è il contenuto del dipinto. Quindi io preferisco levarla. Ecco qui, vediamo se riusciamo a levarla. Ecco, questo è il contenuto del dipinto. Ora, voi vedete com'è tutto più nitido visto senza la cornice, tutto più immediato. Ora, il Caravaggio dipinge questa ficella alla prima, come si dice in gergo pittorico, cioè senza disegno preventivo. Nel Rinascimento e anche dopo il Rinascimento, ovviamente, si diceva la pittura nasce dal disegno. Se non c'è un buon disegnatore, non ci può essere un buon pittore. Gli esempi erano a portata di mano, Michelangelo, Raffaello e così via. Il Caravaggio ha sempre dipinto senza disegnare prima, ha dipinto direttamente. E questo ovviamente faceva storcere il naso, voi lo capite, a quelli che erano gli accademici, gli amanti della pittura così come era intesa secondo i canoni tradizionali. Non solo, ma se ci fate caso, qui noi vediamo soltanto una natura morta, non vediamo nient'altro, nient'altro. Dietro c'è questo fondo, vedete, sul giallognolo, che non contiene nulla. Questa è una vera e propria rivoluzione al tempo del Caravaggio. Perché? Perché non era mai stata vista, né dipinta ovviamente, una natura morta a sé stante come protagonista unica e assoluta del dipinto. La natura morta era sempre intesa come un dettaglio di una scena più ampia che abbelliva la rappresentazione, ma una natura morta a sé stante non era mai stata dipinta. Perché? Beh, perché si diceva la natura morta è la rappresentazione di un qualcosa che non ha vita, e per questo si chiamava appunto natura morta, a differenza per esempio delle figure umane. Le figure umane, si legge nel Vangelo, Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, e dunque hanno un rango decisamente maggiore rispetto alla natura morta. Le figure umane sono pittura superiore, la natura morta è pittura inferiore. Questo si diceva ed erano le considerazioni che si facevano al tempo del Caravaggio, quando lui arriva a Roma. Il Caravaggio la pensava in modo diametralmente opposto. Lui riteneva che la natura nel suo complesso, quindi senza distinzione pittura superiore, pittura inferiore, figure umane, natura morta, la natura nel suo complesso era l'emblema di un'idea universale, un'idea universale che poteva portare all'idea del soprannaturale, del trascendente.
E per questo la natura morta doveva avere la stessa dignità artistica delle figure umane. In questo voi capite bene che Caravaggio si avvicinava a quelli che erano i ragionamenti che poi si trovano scritti in quello che è il libro considerato il più importante di un grande filosofo e di un acuto pensatore, perlomeno io così lo ritengo, dopo aver letto i suoi libri, Giordano Bruno. Giordano Bruno, ex monaco domenicano, che ad un certo momento viene tacciato di eresia semplicemente perché diceva proprio questo e altre cose. Nel suo libro più famoso, dicevo, Gli eroici furori, questo è il titolo, il Bruno dice ad un certo momento alla divinità, cioè all'idea del divino, del soprannaturale, si ascende per la natura. È attraverso la natura, la contemplazione della natura, che si arriva all'idea del trascendente. E quindi vedete che il Caravaggio meritava già un po' l'interessamento dell'Inquisizione. Perché? È perché l'Inquisizione, che era la longa manus del Santo Uffizio al tempo, aveva emanato un codice di comportamento per quanto riguardava gli artisti, in particolare i pittori, tale per cui c'erano delle regole ferree strettissime nella rappresentazione dei personaggi della storia sacra. C'era in particolare un peccato, che era il peccato di mancanza di decoro cosiddetto, che consisteva nel rappresentare, che sono San Giuseppe, la Madonna o altre figure dei Vangeli, vestite in modo inopportuno, per esempio, o in atteggiamenti inopportuni, senza quella regalità che la santità o il martirio, a seconda dei personaggi, conferiva loro attraverso i Vangeli. E quindi il Caravaggio ha dovuto fin da subito incominciare a guardarsi bene dalla Inquisizione, dalle ingerenze della gerarchia ecclesiastica romana, che era somillata tra l'altro da tutti quei pittori che a Roma avevano mangiato e bevuto alle spalle della Chiesa, perché avevano per decenni e decenni lavorato per la Chiesa e si vedevano di punto in bianco togliere tutte le commesse perché la Chiesa si rivolgeva a questo tizio che si dava da pensare, però creava una pittura come non si era mai vista, immediata, vera, reale, genuina, con tutti i problemi che la vita porta con sé. E c'è un altro aspetto che qui rappresenta una rivoluzione: il voler fare in modo che chi guarda questa natura morta si accorga che non è una natura morta perfetta. Le nature morte, per esempio, che i fiamminghi inserivano in grandi dipinti erano nature morte perfette, i frutti erano al massimo dello splendore, le foglie lucidissime, eccetera, eccetera. Guardate cosa succede qua, guardate la mela con il baco. Ora, la mela con il baco, al di là di quella che è la straordinaria sottigliezza nella tessitura dei colori, vedete, ma la vita del baco nella vita della mela, altro che natura morta, qui c'è vita nella vita, non è natura morta questa, vita nella vita. Non solo, ma guardate queste foglie qui in alto della pesca, qui già attaccate dai parassiti, anche qui vita nella vita. La vita delle foglie che sta praticamente per essere demolita dai parassiti. È una metafora della vita che viene corrotta dalle vicende umane, ovviamente. Non solo, guardate la bellezza dei riflessi di queste goccioline d'acqua, sapete che
sulle nature morte si spruzza tuttora, con la mano un po' di acqua per dare lucentezza, no, alle foglie e ai frutti. Voi vedete come il Caravaggio riprende queste goccioline che si vedono semplicemente perché sono colpite dalla luce. C'è una luce qui in alto da sinistra che colpisce le goccioline e le fa brillare, altrimenti non si vedrebbero proprio. E c'è un'altra trovata straordinaria, questa è una piccola ficella ma è una miniera di scoperte. Voi vedete come questo tralcio qui a destra quasi quasi dia l'impressione, diciamo, di rendere asimmetrica tutta la composizione, che sembra un po' sbilanciata sulla destra, no? Vedete tra l'altro questo tralcio che, quando si vede anche la cornice, sembra proprio come fa vedere che si infila sotto la cornice. Bene, guardate cosa succederebbe se questo tralcio non ci fosse. Vedete come sarebbe tutto più statico, non ci sarebbe vitalità, dinamicità in questo dipinto, assolutamente. Ma basta questo tralcio per dare vitalità al dipinto. E c'è un altro aspetto straordinario, guardate, questo, quello che è il valore prospettico, ovvero sia l'illusione della profondità. Sapete che per dare l'illusione della profondità durante il Rinascimento è stata impiegata la prospettiva che era stata introdotta in architettura dal Brunelleschi, teorizzata dal Brunelleschi e poi mutuata in pittura dal Masaccio, da Paolo Uccello e da altri. Bene, il Caravaggio non ha mai usato la prospettiva, ha sempre dipinto la natura così com'era. E diceva: io non ho bisogno di artifici geometrici, la natura mi si presenta davanti e io, così come si presenta, io me la restituisco nei miei quadri. E aveva ragione. Guardate, vedete qui in basso questa breve ombra qui, dovuta al fatto che la canestra è posizionata almeno in parte al di fuori del piano d'appoggio, che è questo tavolo. Vedete? Solamente questa piccola ombra fa sì che tutta la natura morta sembra che venga verso di noi. Vedete che la sbalza verso di noi, come se aggettasse verso di noi. E questa è una rivoluzione, perché con la prospettiva accadeva esattamente l'opposto. Con la prospettiva il quadro era come una finestra, no? Attraverso la quale noi con l'occhio andavamo in profondità per effetto delle linee di fuga del prospetto geometrico, della prospettiva. Quindi andavamo dal piano della tela verso l'interno. Il Caravaggio ha detto: è vero, questo si fa senza prospettiva, ma si fa, è giusto. Ma è anche giusto che l'oggetto rappresentato in pittura sbalzi verso l'osservatore, in modo che uno o più parti di quell'oggetto sembra che vengano verso l'osservatore. Questo automaticamente crea profondità nel dipinto. Insomma, in poche parole, con questa opera il Caravaggio emana, io dico sempre, una sorta di manifesto artistico. Ormai a Roma, siamo nel 91-92, c'è un giovane pittore arrivato da Milano in cerca di fortuna che sta creando una pittura che non ha eguali, una pittura che sta distruggendo la tradizione pittorica, l'ortodossia pittorica del tempo, cioè la pittura di maniera. La pittura di maniera ha i giorni contati ormai. Dicevo prima che il Caravaggio, lo sappiamo, ha sempre vissuto sopra le righe, aveva un carattere
impetuoso, violento spesso, soprattutto insofferente di quelle che erano le regole imposte, lo dicevo prima, dalla gerarchia ecclesiastica in quanto a pittura. E lui cosa fa? Quando riceve una commessa da parte della congregazione dei palafrenieri, a Roma i palafrenieri del Papa erano una congregazione, potete immaginare, importantissima e potentissima. Perché? Perché erano loro che avevano in mano la vita del Papa quando lo trasportavano con la portantina, e lì non c'erano le auto blindate come adesso, eccetera, c'era la portantina. Quindi il Papa se ne stava 4 metri in alto, sballonzato da questi che lo trasportavano, e se per caso succedeva qualcosa, da 4 metri il Papa cadeva e poteva succedere l'irreparabile. E quindi erano persone molto fidate e molto considerate. Avevano addirittura a quel tempo una cappella in San Pietro. E allora, visto che il grande pittore Roma lo aveva finalmente avuto, il Caravaggio, hanno detto: noi vogliamo una pala d'altare dipinta dal Caravaggio. E gli danno il tema. Il tema è la Madonna dei palafrenieri, ovvero la Madonna del serpe, visto che qui in terra c'è questo serpente, vedete? Voi capite subito, da come si presenta la scena, che il Caravaggio rischia tanto anche qui, non tanto per la figura nuda del bambino Gesù, un po' cresciutello per la verità, un po' cresciutello, ma nella vita reale, questo bambino era il figlio vero della modella. E la modella, ecco il punto, la modella era una certa Maddalena Antonietti, la famosa Lena la definivano nel centro storico di Roma. Roma a quel tempo, badate, non era una grande città, fino a qualche decennio prima aveva avuto una settantina, non di più, 70.000 abitanti, non di più, ma poi con il sacco di Roma, con un paio di pestilenze, la popolazione era scesa a 25.000 unità, più o meno. Bene, questa gentile signora era una cortigiana d'alto bordo, modella del Caravaggio, amante del Caravaggio, questo è il destino toccato a tutte le modelle del Caravaggio, che non ne ha avute tantissime, ma 4-5, forse 5 le ha avute, e vedete bene che presenta questa Madonna con questo décolleté che è un po' troppo abbondante, no? per essere il décolleté di un abito della Madonna. Ma voi vedete cosa accade intanto? Il décolleté è in un abito che non è l'abito che vestivano le donne al tempo della Madonna, è l'abito che vestivano le donne al tempo del Caravaggio. Quindi lui rende immediata una scena, rende attiva una scena accaduta 1500 anni prima. Ecco quello che la critica definisce l'hic et nunc caravaggesco, il qui e adesso del Caravaggio. La scena accaduta secoli e secoli prima, che viene restituita nel presente, come se accadesse nel presente. Questo per rendere immediata la scena e acuire l'interesse, la curiosità di chi guardava questo dipinto. Ora, questa gentile signora, insieme ad altre migliaia di gentili signore, erano state tutte ghettizzate, proprio il caso di dirlo, ghettizzate in un unico quartiere a Luci Rosse. Ma non l'aveva fatto qualche imprenditore, no, l'aveva fatto il Papa. Il Papa,
Clemente VIII, il quale nell'imminenza dell'anno santo, perché qui siamo ormai nel 598 e nel 600, nel 1600 ci sarebbe stato l'anno santo,